Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonauti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonauti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tombs, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Lucchetta, Paolo, Ferrati, Ferrati, campioni del mondo, successo del mondo. Good morning, volley! Le pizzo sotto rete! La pallavolo secondo Globus Radio Station! Guida al mondiale! E buonasera, bentornati, bentrovati! Cambiamo la giornata, ora diventa di lunedì e venerdì dal mese di ottobre in poi, per seguire meglio poi alla fine del mondiale i nostri campionati. Benvenuti a Globus Radio Station, questo è Good Morning Volley, io sono Donatella Pizzo con... Io sono Tiziana Pizzo, anche io do il benvenuto a tutti e abbiamo qui il nostro ospite... Maurizio Ninfa, al quale tiriamo le orecchie perché l'altra volta ci ha lasciato qua. Piantato. Troppi impegni e si è dimenticato di noi. Chiedo scusa, perdonatemi, non è stato voluto, però ho rimediato venendo qui oggi. Subito, tu non sai quante volte l'altra volta ho detto Maurizio Ninfa che non è venuto, Maurizio Ninfa che c'è, proprio ti ho massacrato, quindi ora ti devi sì, fare infatti qualcuno mi ha detto questo, dice ma tu dovevi andare da qualche parte, non riuscivo a capire, poi io avevo tante persone da me in studio, invece poi ho capito che era il problema appunto della trasmissione esatto, radio. Esatto, e quindi perché stasera tu ti da grande, buono ex pallavolista, ora sei invece un grande uomo... Manager. Ma grande, mi diverto, devo dire che lo faccio con grande passione, tutto quello che le attività che ho creato, devo dire che mi hanno dato grande soddisfazione da un punto di vista di risultati, ma anche lavorativi, perché a volte uno non deve pensare solamente al business, ma deve pensare a qualcosa che veramente piace, che ti arricchisce, come persona. Esatto, ma forse perché noi veniamo dallo sport e quindi crediamo ancora in alcuni valori importanti. E penso che sia importante anche continuare su questo stile di vita. Perché, scusami se ti interrompo, perché tu paradossalmente come pallavolista sei emigrato e i risultati maggiori li hai ottenuti a Parma, invece come uomo manager vuoi lavorare a Catania, quindi questo ti fa onore. Allora, devo essere sincero, allora, per quanto riguarda, è vero quello che dici tu, per quanto riguarda il discorso sportivo, ma già quando... ero a Parma, io mi occupavo di pubblica relazione alla Parmalat e in quegli anni mi è venuto un flash. In Parma è una città ricca di imprese, di aziende nel settore agroalimentare
e ho dato il via al Cibus, che è diventata la manifestazione internazionale più importante. Poi dopo è successo che del vecchio un giorno è venuto e ha detto venga a giocare a Belluno sembrava in esilio, avevo qualche problema con l'allenatore a Parma, ho deciso per 2 anni di andare a Belluno sempre in Serie A. Sono rimasto lì anche con buoni risultati e poi sono quindi questa esperienza che hai fatto a Parma e Belluno poi ti ha aiutato comunque a lavorare nel mondo del sicuramente business sì, in Sicilia, a Catania in prevalenza. Sì, sicuramente sì, perché acquisisci un bagaglio, delle relazioni di un certo livello che ti consente ovviamente poi di poter organizzare i diversi eventi. Poi iniziai anche con organizzare poi le Universiadi nel 97, che è stato secondo me, rimane il più grande evento che è stato mai organizzato in questa terra, e ha dato tra l'altro anche possibilità di costruire diversi impianti anche se poi non vengono utilizzati più. E ancora io mi ricordo, non so, non capisco come mai il palazzetto da 9.000 posti bloccato, fermo, non è stato mai utilizzato, quindi parliamo di milioni e milioni di euro, quindi questo è un peccato. Certo. Allora adesso tu dici di cosa ti stai occupando in questo momento, qual è la tua... Allora, io mi occupo per quanto riguarda l'organizzazione di un evento che viene realizzato ogni anno, è la 18ª edizione, che è Expo Bit, è una manifestazione sull'innovazione tecnologica che si chiamava principalmente per 4 anni, negli anni del 2000, fino al 2005, SMAO Sicilia. Ma... E, tra l'altro devo dire che mi è venuto circa 70.000 presenze in quegli anni, ora le presenze sono diminuite circa 35.000, ma perché abbiamo voluto un pochettino dare più conto alle aziende, non al consumer. Però mi sono accorto che il consumer è importante, anche certo, perché la tecnologia, la gente vuole vedere le nuove realtà tecnologiche, tutte e tra l'altro ogni mese ne esce uno, e quindi chiaramente questo potrebbe essere anche importante. Prima mi ricordo quando iniziai io a organizzare il primo ExpoBit, l'innovazione tecnologica era legata a una parte della nostra vita. Ora senza tecnologia tutti i settori è ovunque. Vediamo anche nella radio, quando tu vuoi vai in digitale, certo, oppure tu vuoi utilizzare la radio stessa, si utilizza tecnologia. Infatti anche noi siamo in diretta streaming su Globus Radio Station. Sì, sul sito, ormai dovreste saperlo, comunque ve lo ripeto, è www.globusmagazine.it/radio. E poi c'è anche la chat, potete, quindi la tecnologia impazza. Ti volevo chiedere invece, dal punto di vista invece dell'organizzazione sportiva, ci parlavi degli internazionali d'Italia di tennis. Quest'anno come azienda, noi abbiamo un'azienda che fa allestimenti importanti in campo nazionale e internazionale e anche di impiantistica, quindi abbiamo fatto appunto gli allestimenti per gli impianti elettrici, per l'internazionale tennis, una parte appunto di allestimenti che insieme a un'azienda di Catania dimostra che anche le realtà siciliane possono esprimersi fuori dalla nostra regione. Ho capito. Come tu ben sai, noi in queste trasmissioni fino al venerdì parliamo di mondiale femminile. Infatti abbiamo in collegamento da Roma Luisa Rizzitelli. Luisa, ci sei? Certo, ci sono, buonasera a tutti. Ciao Luisa, cara. Allora, Luisa è un'ex giocatrice di pallavolo, forse ci siamo anche incontrate qualche volta sui campi. No, io ero troppo forte, io ero meno forte. No, ma ero forse sei anche più giovane, un'altra generazione, diciamo così. Però una cosa è certa, sì, ovunque in Italia se dici pizzo sanno di chi stiamo parlando. Ah, dicevi pizzo, perché pizzo significa pizzo come marchio di pallavolo, come marchio di sport. Brava. Come c'è anche Paolo, ora Paolo Pizzo, che tiene su il nostro cognome. Luisa, tu sei stata a Bari a vedere l'Italia, vero? Sì, sono stata a Bari a vedere l'Italia, esatto. Cosa ci puoi dire dalla diretta? Cosa hai visto? Ma guarda, intanto vorrei dire una cosa, una buona organizzazione, una risposta di pubblico che oserei dire commovente, perché c'è un affetto intorno a questa squadra che raramente ho visto, devo dire splendido. Poi quello che si evince, direi che adesso il quadro della situazione dei gironi parla abbastanza chiaro, insomma
abbiamo fatto compiuto la prima missione possibile, arrivare a Milano. Adesso arriva un po' la mission impossible, però io devo dire sono molto ottimista, perché nonostante ci siano squadre molto forti, certo, però abbiamo un gruppo veramente coeso e motivatissimo. Ma tu andrai a Milano o sei come sempre super impegnata in giro per l'Italia? No, io mi sono ritagliata questo regalo di andare quantomeno sabato e domenica a seguire queste partite, ci tengo, certo, e voglio anche raccontarle tramite i social network, che ormai ci aiutano a condividere con gli amici questo grande spettacolo e questo grande momento della nostra vita che è lo sport, quello con la S maiuscola. Certo. Tu hai in qualche modo anticipato il fatto che adesso ci sono delle partite molto importanti e molto difficili, perché il sorteggio, come ben sai, ha costretto l'Italia, costringerà l'Italia a giocare contro Russia e Stati Uniti. Se puoi farci un tuo pronostico, una tua idea su questi due incontri? Ma guarda, io parte sono un ottimista per definizione, però per essere anche molto realista, io ho visto gli Stati Uniti ovviamente e il Brasile e la Russia molto molto forti. Brasile e Stati Uniti sono due squadroni stratosferici. Oso dire, non me ne vogliano le nostre azzurre, sulla carta hanno un potenziale insomma più elevato del nostro, però aggiungo, gli Stati Uniti ci hanno sempre sofferto, noi abbiamo delle atlete che loro conoscono molto bene, io in primis metto Eleonora Lobianco che è capace di fare capolavoro in campo, io sono fiduciosa che riusciranno a incrinare queste macchine fortissime che sono gli Stati Uniti, il Brasile e poi anche appunto diciamo tutta la composizione del girone, non è stato proprio brillante, però no, io dico che vedremo delle partite molto molto belle, molto emozionanti. Benissimo. Un'altra delle tue attività, sappiamo, è da poco la presidentessa dell'Academy Volley di Manu Benelli, è così? La Volley Academy, sì, sì, è così. Sottolineo che è un hobby soprattutto per noi che abbiamo circondato Manu. Ci auguriamo che Manu Benelli invece possa fare a pieno titolo la sua professione di allenatrice con questa associazione sportiva che si chiama Volley Academy Manu Benelli. Ho capito, e mi sembra che ci sia l'organizzazione di questi incontri con i giovani palleggiatori e l'idea di andare in giro per l'Italia con Manu. Esatto, è proprio così. In pratica noi abbiamo già fatto un setter clinic, lo abbiamo chiamato, perché sono proprio delle giornate esclusivamente dedicate al ruolo dei palleggiatori e delle palleggiatrici. Ne abbiamo già fatto uno a Cattolica con grandissimo successo, perché sono arrivati 17 palleggiatori e fa anche una certa impressione vedere, certo, così tanti ragazzi e ragazze tutti nello stesso ruolo e tutti così calati in questa grande responsabilità che il palleggio e il palleggiatore sa di avere. Quindi noi l'obiettivo adesso è di andare in giro per l'Italia, dove i club, le federazioni e anche singoli organizzatori vorranno Manu, per fare dei cosiddetti intensive, per cui alla fine o una giornata o due giorni, sempre di setter clinic, dedicati al trasferimento di tutto quello che Manu Benelli, certo, sa ai giovani. Beh, perché questo diciamo che è un po' un colpa della federazione che non sfrutta tra virgolette i grossissimi talenti, diciamo che Manu come tante altre è andata nel dimenticatoio e non si può assolutamente perdere un capitale. Guarda, dice una cosa col solito coraggio che come vedo non vi manca, non avete sempre perso la franchezza e il coraggio delle piste. Vabbè, le cose che vanno dette. È la verità, io ho anche detto che secondo me in questi mondiali mi sarebbe piaciuto vedere una tribuna VIP piena delle grandissime atlete che hanno fatto la storia della pallavolo italiana. E questa cosa invece, devo dire, è l'unica pecca, sì, è l'unico neo, è bruttissimo sentire una come Consuelo Turetta che ha vinto tantissimo, ma insomma anche, perché no, le sorelle Mamma Pisto presenti in una tribuna VIP, perché se siamo arrivati a questo livello lo dobbiamo alla storia. Grazie Luisa, ma questa è la verità. Sicuramente questa è una cosa, appunto, anche Manu, Lili Bernardo, insomma ci sono, Camilla Iulli, voglio dire, dagli anni 70 in poi sarebbe stato giusto, visto che questo è il primo mondiale in Italia, dare spazio e passerella a chi in palestra ha lavorato tanto. E quindi, certo, possiamo ipotizzare un passaggio di Manu qui a Catania, un vostro arrivo qui anche a Globus Radio Station a trovarci. Noi adesso ovviamente sembrerà piaggeria, però Manu è innamorata della Sicilia. Parlavamo una settimana fa
l'ho raccontato proprio a Donatella prima di sentirci in trasmissione, lo raccontavo a lei, le ho detto guarda come uno, ha detto che bello sarebbe andare in Sicilia, e immediatamente avevamo pensato di poter fare una tappa, e noi ci auguriamo, è chiaro che abbiamo bisogno di qualcuno che abbia interesse ad averla e abbia piacere di poter avere questa grande atleta e ora brava allenatrice con vabbè, i propri atleti. Manu è indiscutibile, noi coglieremo, abbiamo avuto ovviamente piacere di conoscerla tempo fa, 30 anni fa un morì sui campi, però una persona ovviamente non arrivi a quei livelli se non sei una persona speciale, e quindi tu andrai a Milano sabato per le semifinali e finali, sì, vai a vedere esatto. Tutto quindi poi sì, esatto. Eventualmente magari facciamo un'altra telefonatina lunedì, se non diciamo nulla, ma potremmo anche insomma fare una telefonatina per vedere di non si dice, ma di festeggiare qualcosa di importante. Ma io spero magari di potervi far parlare con Manu, che io indegnamente sto in questo momento sostituendo semplicemente perché sta facendo allenamento, perché oltre all'attività specifica sul palleggio anche i corsi di minivolley, quindi Manu ci tiene a essere ospite vostro assolutamente. Ma lei fa anche delle lezioni per gli allenatori o è solo diretto ai palleggiatori? O no, lei ci tiene moltissimo che quando gli alzatori e le alzatrici vengono ai Setter Clinic vengano accompagnati dagli allenatori e le allenatrici. Questa per lei è una cosa fondamentale, perché dice il mio sapere di due giorni non può essere trasferito soltanto all'atleta, deve essere un messaggio che è condiviso con l'allenatore, che viene poi sviluppato nel corso dei mesi successivi. Quindi la scuola proprio palleggiatori, quella fissa a Ravenna, avrà dei corsi di 3 mesi, poi invece oltre questo andremo in giro con Manu, che andrà in particolare lei per fare queste occasioni di 1 o 2 giorni. Gli allenatori sono sempre benvenuti. E quindi tu sei la presidentessa di questa attività, di questa società? Sì, sì, noi siamo guarda, un gruppo di amiche che quando Manu ha detto vorrei fare questa cosa, abbiamo pensato questa donna merita che gli diamo qualcosa in cambio oltre l'affetto, e l'abbiamo aiutata a costituire questa associazione. Ovviamente per me è un hobby e per noi è puro volontariato. Perché tu sei a Roma, ti occupi di politica, no, fai marketing, fai no, la politica non la metti in mezzo. No, la politica quella per hobby, ecco. La politica anche quella lì per hobby. E allora cosa fai politica di lavoro? Se fai tutto per hobby? Per hobby vuol dire che... Infatti, se facessi meno volontariato sarei forse un po'... No, ma spiegaci come si fa. Come si fa a fare tutto questo hobby? In realtà ho la fortuna di fare un lavoro che intercetta dei settori nell'ambito del sociale molto importanti, perché io sono responsabile per esempio comunicazione di Telefono Rosa, che tra l'altro a Bronte ha una sua sede splendida, per cui mi intreccio con dei temi di carattere sociale, per cui poi l'attivismo politico è quello di una donna cittadina che tenta di combattere delle battaglie, però io mi occupo di comunicazione e relazioni esterne per vari clienti, tra cui Telefono Rosa, l'anno scorso ho lavorato nel marketing sportivo, quello è l'ambito, diciamo, la comunicazione più o meno, ecco. Ho capito, comunque il mondo della pallavolo è quello che ti è rimasto nel cuore. Tu hai giocato a Bari, no? Dove giocavi? Sì. Guarda, io ho giocato nell'Aquila Azzurra Trani poi io, dopo una promozione in A2 che per me era assolutamente troppo, ho fatto qualche altro campionato in Serie B, però assolutamente chi ha giocato a pallavolo secondo me rimane innamorato di questo sport. Tuttavia non c'è ancora un livello di professionalità e soprattutto da parte di molti presidenti di Serie A non è ancora arrivato il momento di considerare seriamente l'organizzazione dei loro club, per cui abbiamo ancora troppe tanto cose che mandano via i manager bravi, per cui io purtroppo non riesco a continuare a lavorare nello sport in questo momento. Va bene Luisa, questa telefonata è stata piacevolissima, da noi continueremo a sentirci, beata te che vai a vedere i mondiali, noi li vedremo in televisione, guardali anche per noi e ti disturberemo ancora e speriamo lunedì di riuscire a avere anche Manu. Assolutamente, grazie a voi e un abbraccio davvero grandissimo. Grazie Luisa, buon lavoro, grazie, ciao. Grazie. Arrivederci. Allora, adesso conclusa la telefonata con Luisa Rizzitelli. Come cosa sempre, succede? Come abbiamo sempre il primo time facciamo out. Il nostro primo intervallo, ascoltiamo Eminem in Lose Yourself e poi pubblicità e poi di nuovo qui. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station.
Per la tua pubblicità su Globus Radio Station chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundown. Arti sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Ed eccoci rientrati dopo questo time out di musica e pubblicità. Abbiamo sempre tante cose da dire e non facciamo mai in tempo, allora. Anche perché tu sei proprio un fiume in piena come sempre. L'altra volta che non c'eri tu ho fatto una trasmissione bella tranquilla, ho parlato. Oggi niente, il 5% cosa mi vuoi spazio. Dire che non ci devo venire? Allora facciamo una volta il lunedì vengo io e il venerdì vieni ti tu. Ti ho già detto che non esiste al mondo. Io perché di te comunque non io venerdì parte. Ero a Torino per i campionati italiani. Bella compassa che avete fatto. Dei vecchietti. Ai vecchietti. Siamo arrivate seconde perché sempre questa condanna di queste del nord altissime. Ancora una volta c'è qua la nostra squadra meravigliosa, però il maschile ha vinto e ha battuto il famoso Torino di Dametto e Lanfranco che giocavano e quindi è archiviata anche questa cosa dell'UMS. Vogliamo parlare un po' del mondiale? Vogliamo parlare un po' del... dobbiamo fare ieri finta sera di niente. Strepitosa vittoria con la Cina. Grande, che ci ha evitato sì. Il Brasile ma non ci ha evitato, cioè, Russia questa, e Stati Uniti, tutta questa fatica per arrivare primi nel girone e andare nel sorteggio è stato veramente disastroso perché d'altronde potevamo di nuovo giocare con Cina. Però, tra l'altro è stato bonita tirare fuori le palline. Bella sfiga. Tu hai visto questo mondiale? Allora, io ho visto qualche partita e devo dire che ho visto l'Italia forse non ancora rodata da un punto di vista come squadra. All'inizio, io ho visto, sì secondo me, io credo che a volte... parlava prima Luisa questa... in trasmissione per quanto riguarda l'O Bianco, io ho visto invece l'O Bianco devo dire che si affidava molto spessissimo palla posto 4, palla posto 2, alta, palla sì. alta e quindi ovviamente è prevedibile. Ecco, secondo me questo potrebbe essere un handicap per le azzurre, secondo me, perché il muro degli Stati Uniti e quello dei russi, secondo me, se tu non riesci a smarcare le altrede diventa veramente un dramma poter mettere la palla giù. Ti posso dare ragione per la prima Italia, l'Italia che abbiamo visto nella prima fase. Devo dire che anche io ero rimasta un pochettino sconcertata dal gioco abbastanza prevedibile, nonostante 500 presenze in nazionale dell'Aro Bianco, quindi mi ero un po' stupita. Devo dire che all'inizio l'Italia non mi era piaciuta granché, invece queste ultime due partite, sia con prima col Giappone che 3-0 netto e ieri con la Cina, c'è da dire che l'Aro Bianco è stata messa poi anche in panchina, però il gioco dell'Italia è molto più vario, anche molto con il centrale. Io ho seguito le prime partite, sì. Poi per esempio ho visto anche la Piccinini che una persona totalmente diversa di quella che ovviamente tutti facciamo, è normale. Il tempo passa per tutti, quindi secondo me ormai forse per lei è arrivato il momento di lasciare nazionale. Ci eravamo espresse anche noi in questo senso, perché fino a quando parliamo di un palleggiatore può anche arrivare a 35-36 anni ancora, però chiaro. Quando tu sei un attaccante di mano ovviamente il peso dell'età si sente molto di più. Per questo stavo dicendo, sei d'accordo con me che l'Italia è cresciuta o no? Che ne pensi? Sì, probabilmente il fatto dell'Aro Bianco è che trovarsi comunque questi due centrali giovanissimi con i quali lei probabilmente non ha mai giocato, o quasi, perché Chirichella ha 20 anni, la Folì pure, quindi lei non ha mai giocato con queste due atlete, era affiatatissima con la Gioli, hanno giocato penso centinaia e centinaia di partite e quindi probabilmente si trova un po' spiazzata con queste due
ragazze più giovani, quindi si rifugia più o meno correttamente sulla palla alta al posto 4, però la pipe dal secondo alla seconda linea, ma speriamo che ora trovino insomma ulteriore compattezza il pubblico, la spinta emozionale. Certo, ora è abbastanza pesante. Devo dire, bellissimo, mi ricorda quando sono stati i mondiali nel 78 a Roma, vedere quel palazzetto dello sport gremito. Sì. Devo dire che è veramente un grande spettacolo. Poi tra l'altro molta gente non sa che la pallavolo ha forse gli atleti con maggior numero di tesserati in tutti gli sport. Forse non è sfruttato la federazione. Dal punto di vista di marketing sportivo forse non viene sfruttato a dovere. Io credo che la pallavolo potrebbe avere molto di più anche come immagine, invece secondo me è stata relegata, così come tanti sport, forse in un angoletto. Ovviamente il calcio sappiamo che prende il fatto è che purtroppo la meritocrazia non è che risplende, perché diciamo che abbiamo avuto grandissimi dirigenti tipo Ghiretti, che è poi chiaramente scappato dal mondo della pallavolo, e non ultimo il nostro Fabio Pagliara, che è andato prima all'hockey, ora è segretario generale della FIDAL, viene dalla pallavolo, è stato sempre alla pallavolo e è andato via, quindi io dico sempre braccia rubate alla pallavolo. Un'altra cosa che forse non vi siete mai accorti, che tutti i personaggi nel mondo dello sport, parliamo dei personaggi politico-sportivi, rimangono a vita. Cioè spesso e volentieri i presidenti di federazioni sono, nel senso, cioè, sono quindi chiaramente è una gestione, insomma è una gestione, poi diventa familiare, quindi certo, non c'è un ricambio generazionale anche dal punto di vista manageriale, e quindi poi alla fine lo sport, soprattutto mi rischio per le discipline minori, chiaramente si cristallizza. Allora là, il problema, secondo me, si potrebbe fare un'azione di mediatica, cioè per affrontare i vari problemi, perché io potrei fare anche un'ipotesi. Ipotizziamo anziché gli atleti, che forse alcuni pagano, ci sono atleti della nazionale che non della pallavolo ma di altri sport veramente che non prendono niente, ma ipotizziamo per un attimo che fanno sciopero e non partecipano alle Olimpiadi nell'atletica leggera o nella pallavolo, del basket. Io voglio vedere la nazionale italiana generale come si presenta a un kermesse di questo. È che il problema, ecco, non c'è, secondo me, i personaggi che in un certo senso diano questa spinta, non dico rivoluzionaria perché è sbagliato, ma il problema è quello di cambiare radicalmente il mondo della politica e dello sport. Bisognerebbe mettere i mandati, cioè non puoi attaccarti tu la poltrona e andare via solo quando Papa viene rimosso. Come abbiamo visto noi altri, abbiamo osservato anche il mondo della politica, il cambio generazionale, la gente va via, vecchi, il mondo proprio è cambiato. Sei un rottamatore. Il problema è vero, reale, concreto. Nello sport non cambia nulla, gira e gira sono sempre le facce. Siamo lì da 40 anni e vediamo sempre le stesse persone. Tu infatti hai fatto mondiali, no, i mondiali non l'hai fatto, hai saltato le Olimpiadi per il problema del boicottaggio. Esatto, perché c'era la guerra fredda, allora io dovevo partire il giorno prima, invece sono rimasto, ero in Bauding, sono rimasto, non dico in caserma perché onestamente stavo poco in caserma, però ovviamente non. Però devo dire che ho preso una bella soddisfazione quando ho vinto la medaglia di bronzo all'Universiade, che è stata la prima medaglia che l'Italia ha vinto al mondo fuori dalla nostra penisola, quindi è stata quella dall'avvio poi ai grandi risultati perché poi devo dire che erano riserve, parliamo di Bernardi, parliamo di Zorzi, erano riserve della generazione successiva, poi la nostra. E quindi ritorniamo al mondiale. Ora abbiamo queste due pool, la pool G e la pool H. Sì, la pool G con Italia, USA, Russia, l'abbiamo già detto, e la pool H invece dove abbiamo Brasile, Cina, Repubblica Dominicana, che lì sicuramente il Brasile. E quando si gioca? Quando si giocano queste tre partite? Cominciano mercoledì giorno 8, mercoledì 8 c'è Brasile, Cina alle 5:30 e poi Italia, Stati Uniti alle 8:30. Le altre dobbiamo dire pure oppure presto? Sì, diciamo perché tutte. Sì, giovedì e venerdì poi giovedì siamo in trasmissione, quindi già. Gli orari sono gli stessi, cioè alle 5:30 c'è sempre l'altro girone, quindi abbiamo Cina, Repubblica Dominicana, alle 8 c'è USA, Russia, quindi l'Italia riposa, e venerdì 10 si concludono questi due mini gironi, Brasile contro Repubblica Dominicana e Italia, Russia. Alla fine
alla fine di questo vedremo un pochettino. Le prime due incrociano per le semifinali, la prima con la seconda, quindi noi già venerdì avremo già due risultati, insomma. Qualcosa si potrebbe ipotizzare già dire. Già. Qua mi fanno segnale che già c'è l'altro time out tecnico, time out. Ma non arriva a 16 l'altro time out tecnico, eh no, cioè siamo a 16. Che abbiamo iniziato un po' in ritardo, adesso dobbiamo finire, no, non dobbiamo parlare qui con i grandi capi. E quindi adesso ascoltiamo J-Ax con Domani smetto, se non ricordo male, un po' di pubblicità e poi tornate con noi. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Centro commerciale Edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta. Lavorazione ferro. Trasporto conto terzi. Materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. E dopo il secondo spazio, eccoci di nuovo qui con Globus Radio Station. Ora stiamo buttando via i telefonini di Maurizio, che continua a lavorare, nonostante sia qui, continua lì con appuntamenti. È troppo impegnato, quest'uomo, troppo impegnato. Ma rilassati, fai come noi. Qui, lo so, bisogna trovare questo spazio, parla di pallavolo, parla di sport, ricorda i bei tempi andati, meno male averli vissuti. Non sai cosa volevo fare, sì. Ma soprattutto per i miei figli. Lo dicevano tanti altri amici, giornalisti, che volevano... Volevo fare un video di tutta un po' la mia carriera sportiva, no? Che poi è anche bella, quindi rivedere, lasciare un segno. E ho iniziato una settimana fa a raccogliere questi materiale. Filmati, perché io devi pensare che ho dei filmati ancora in beta. Quindi devo trasferire tutto per in digitale. E tutto questo lavoro lo fai tu? No, è questa editore che ha chiesto di fare questo materiale che sto raccogliendo per poi appunto realizzare questo. Bella idea, non bisogna mai scordarsi di quello che è stato fatto. Noi dobbiamo concludere fra un paio di minuti con questo mondiale, quindi sì. Noi ovviamente ci risentiamo ora il venerdì. E come abbiamo già detto, già venerdì ci sarà qualche risultato. Qualche risultato in più. Già abbiamo qualche indicazione per le semifinali e finali. Speriamo ci siano buone notizie per l'Italia, in modo da insomma. A parte l'Italia, che ovviamente tutti speriamo sia sul tetto del mondo. Secondo te le squadre più? Guarda, io sono sicuro che poi tutto può sicuramente può cambiare in positivo, però credo che sulla carta l'Italia non parte favorita. Questo potrebbe essere a vantaggio perché avere la pressione di dover vincere a tutti i costi diventa problematico, soprattutto in casa.
sicuramente l'aiuto del pubblico e potrebbe essere un'arma in più per coinvolgere emotivamente le ragazze, ma credo che soprattutto sia la Russia. Brasile, Stati Uniti e Russia. Sì, secondo me sono queste le formazioni che si condannano il titolo di campione del mondo, secondo me. Beh, vediamo se poi va a finire come è successo poi in Polonia, la Polonia maschile, che era sì una grande squadra, ma certo nessuno all'inizio pronosticava un risultato così eclatante come la vittoria del campionato mondiale. Devo dire che lì il pubblico è stato sicuramente determinante. Terzo uomo in campo. Speria il settimo, casomai. No? Terzo chi è? Il calcio. Che ho detto? Stavo pensando già al prossimo appuntamento. Forse perché non è che girato, solo Maurizio è impegnato. Anche noi abbiamo qualcosa. Già mi ero distratta. Ti vorrei ricordare che pallavolo si gioca in sei, quindi il pubblico. No, però c'è il libero, quindi a sto punto deve essere l'ottavo uomo. Come l'ottavo nano, no, vabbè basta, stiamo dilungando. Perché Maurizio è come noi, è uno di quelli del cambio palla, quindi niente libero. Tu hai fatto tutti i ruoli. Io ho fatto il. Siccome non crescevo, voi sapete che ho altri voi, altri due fratelli. All'inizio tu eri il terzo, eri più piccolino. No, allora io giocavo a calcio. Mi piaceva il calcio, veramente ero innamorato. Poi un giorno mio fratello mi disse: vieni con noi a fare pallavolo, il grande. Quindi Carmelo, questa dinastia, Carmelo sì. Francesco e Maurizio, sì, i fratelli ninfa. Mi sono appassionato, solamente all'età di 16 anni, io ero basso, non crescevo, i miei fratelli che erano in 90, io invece ero piccoletto, eccetera, e mi facevano fare l'alzatore. Però devo essere sincero, dopo un annetto invece improvvisamente c'è stato questo sviluppo, questa bellissima crescita, questa cosa. Mi ha favorito perché ho imparato le doti che veramente ha un palleggiatore di visione di gioco, certo. E sicuramente questo mi ha fatto un giocatore completo. Ho fatto insieme a Lanfranco per un periodo a Parma il primo anno, si giocava col doppio palleggiatore, e devo dire di risultati discreti. Poi giocai anche insieme in nazionale, entravo perché i primi anni c'era ancora Dall'Oglio, quindi si giocava insieme con Rabaudengo. Ah sì, e allora entrai in quegli anni, poi ritornò un'altra volta il palleggiatore unico, infatti poi a Parma venne insomma il più grande palleggiatore al mondo, Kim Mo-Chul. E con lui imparai circa 42 schemi di gioco. Anche questa cosa che ora nella pallavolo moderna non si fanno più schemi, ancora ce la devono spiegare perché. Quindi non era una favola questa dei 42 schemi di Kim? Assolutamente, io fra l'altro dormivo in camera con lui. E tra l'altro con tutti gli asiatici, loro usano molto aglio, tutto questo. Sì, quindi chiaramente una stanza era di tutto. Poi tra l'altro non si pettinava, muoveva la testa, i capelli erano perfetti sempre, quindi non so. E devo dire che ho appreso molto, perché non solo era un grande giocatore, un grande uomo, ma devo dire che era veramente bravo. Cioè io mi ricordo quando facevo la veloce dietro, lui poi è rimasta storica, tantissime fotografie che mandare in giro, un album peraltro anche che pubblicare, una rivista mondiale. Devo dire che ho dei bellissimi ricordi, ma comunque io credo che la pallavolo poi in genere è un bellissimo sport. Una volta sicuramente c'era molto più fantasia, molto più estro, ora invece la prestanza fisica è fondamentale nella pallavolo, e quindi chiaramente per superare questi muri, parliamo che ormai l'altezza media sono da 1,95 a 2 metri in su, quindi a braccia alzate tu hai 2,60, quindi vuol dire per superare questi muri diventa veramente complicato. C'è da dire, certe volte l'evoluzione, se da una parte può essere considerata una cosa positiva, certo, ma lo sai il problema del libro, se tu analizzi, il libro è stato istituito per quale motivo? Per rendere la pallavolo televisiva, e invece secondo me ha perso da questo punto di vista, perché quell'emozione del cambio palla, quindi chiaramente anche una partita poteva durare anche 3 ore, quindi sei contro il rally point system, tu sei per la vecchia pallavolo, sei appassionato? Non mi sono appassionato, ma non tanto solamente per il cambio, ma mi sono appassionato perché pensavo che questo cambio doveva dare una maggiore visibilità alla pallavolo, invece così non è stato. Secondo me è molto, era forse molto più popolare ai miei tempi, che non adesso, e tu hai una
anche un metro. Tu lo vedi quando tu per esempio vai per strada eccetera, moltissimi giocatori che mi dicono eccetera non sono contenti. Allora, visto che ancora ci sarebbe moltissimo da dire, noi ti invitiamo per un'altra volta, non so quando, però devi portare tutte e 42 gli schemi di Chimocci, perché io li voglio sapere, perché lui mi ricorda, lui con le mani abbia fatto le fotocopie, sì. Quindi io dovrei avere ancora conservati, però sono bellissima, perché sono scritti da lui, se riesco ve li porto volentieri. Va bene, ci fanno segno ogni volta, stringiamo, abbiamo tantissime cose da dire. Anche oggi è stato bellissimo con Maurizio Ninfa raccontare un po' tutta la pallavola, avere il contatto, la telefonata con Luisa Rizzitelli del Roma. Vi ricordiamo, le repliche domani, sempre allo stesso orario, e poi quella di venerdì, la replica sabato. Sempre Globus Radio Station, ci vediamo venerdì e buona pallavolo. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Paolo Berardi, campioni del mondo, successo del mondo. Good morning volley, le pizzo sotto rete, la pallavolo secondo Globus Radio Station, guida al mondiale. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta. Lavorazione ferro. Trasporto conto terzi. Materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings, all the tunes, they do the sun dance, don't you know? If they move to